Sono arrivate le ballette di funghi. In questo video vi farò vedere come le preparo e quindi porterò il video fino alla prima raccolta di funghi. Parleremo delle istruzioni, vedremo un po' alcuni dettagli e vi mostro poi le sequenze per arrivare veramente a raccogliere qualcosa di favoloso, perché se non avete mai assaggiato i funghi freschi coltivati in casa in questo frangente, vi assicuro che hanno un gusto completamente diverso da quelli del supermercato. Ci vediamo dopo la sigla. Leggevo adesso le istruzioni, ma le leggo insieme a voi, eh. Allora, sistemare i panetti uno accanto all'altro in posizione verticale, che è quello che ho già fatto, devo solo metterli in serie, poi vi spiego il perché. Togliere la confezione, a meno che non si utilizzino in serra, cosa che io sto facendo, io sono in serra in questo momento. Quindi in questo caso è possibile mantenere il sacco di copertura del substrato a metà, aprendo solo il lato superiore, corrispondenza della spugna, quindi i funghi li vedremo soltanto nella parte superiore. È un peccato perché è la parte più corta, pazienza, insomma. Ma visto che sono tutti così, coprire con 1 cm di terra, non eccedere il quantitativo del terriccio. L'uso del terriccio in questo caso soltanto come una semplice copertura per i funghi, quindi ovviamente un terriccio abbastanza sciolto, privo di radici, tuberi, paglia e cotico erboso. Vabbè, io ho il terriccio da orto, quindi utilizzerò quello. Inumidire il terreno di copertura con acqua, utilizzando per questo oggetto leggero con uno spruzzino. Mantenere umido il substrato ma non inzuppato, e bagnare anche più volte al giorno a seconda delle condizioni climatiche. Io in questo momento ho circa 14 gradi, la produzione va dai 15 ai 22 gradi, quindi insomma dai, più o meno ci siamo, e non ho molta umidità qui dentro. Il tempo è abbastanza asciutto in questo istante, eventualmente gli darò una spruzzata di acqua. Adesso sistemo le ballette, apro la confezione e poi mettiamo il substrato insieme. Visto che sono in serra, io lascerò metà della confezione di plastica e metà la toglierò. Ah, che profumo di funghi! Allora, questi sono i pioppini e li lasciamo così e poi vi spiego il perché. Ecco, non vi ho detto, tagliamo la parte dove c'è la spugnetta, eh? Questo è importante, non al contrario, altrimenti non viene fuori niente. Perfetto. Ora li affianchiamo, poi appena trovo quelle dell'Eurospin che costano un po' meno, ne aggiungerò almeno un paio. Cosa facciamo adesso? Dobbiamo ricoprire con un substrato di 1 cm di terriccio, terriccio buono. Questo è un buon substrato di coltivazione, è fin troppo per i funghi, però ormai mi trovo questo. Mettiamo questo, è molto sciolto. Benissimo, è già umido, però gli diamo comunque una bagnata perché deve penetrare l'acqua all'interno del panetto, almeno le prime volte. E poi andiamo avanti con il video fino a quando non li raccolgo per la prima volta. Seguitemi perché veramente ne vale la pena. Se non li conoscete come non li conosco io, o li acquistate al supermercato oppure li coltivate in casa. Se avete un piccolo angolo protetto dal vento, dalle intemperie, vale veramente la pena. Queste, come dicevo, le ho strapagate, però se le trovate a meno, intorno ai 5-7 euro a balletta, prendetele, perché vedrete che hanno un gusto completamente diverso. Ci rivediamo fra qualche giorno. Sono passati 5 giorni da quando ho iniziato le operazioni di coltivazione di queste due ballette. Allora, guardate, sono usciti un po' di funghi qui ai lati, non me lo aspettavo, è una cosa buona. Qui sopra, piano piano, e da altre parti non è uscito niente. Quindi mi aspetto che nei prossimi giorni, insomma, spunti qualche altro fungo. È sempre umido il panetto, non lo do tutti i giorni, non occorre. E quindi ci vediamo fra qualche giorno e vediamo un po' come va. È passato ancora qualche giorno, questo è il risultato. Purtroppo una balletta non ha avuto risultati, questa invece, guardate, vedete, qui su questo lato è venuto fuori proprio questo bel mucchio di funghi, questo bel gruppo. Qua sopra niente, quindi adesso le raccogliamo e poi li pulirò direttamente sopra la balletta, giusto per far cadere qualche spora. Li vedete un po' secchi perché l'ultima volta li ho bagnati l'altro ieri non ci sono riuscito, ora è il momento di raccoglierli, quindi siamo al limite, dovrei bagnarli un po' più spesso, ecco, tutto lì. Il mio amico Dan è venuto a trovarmi. Finisco perché con una mano non riesco.
e poi tiriamo le somme. Riapro il video soltanto per farvi vedere, ho acquistato due ballette all'Eurospin che sono sempre le migliori come rapporto qualità-prezzo, 5 euro l'una, 12 euro, mentre queste Eurospin per 5 euro vanno più che bene. Guardate che meraviglia, guardate cosa sta venendo fuori, sono pronti per essere raccolti, questa per adesso niente, però voglio dire, con 5 euro il rischio lo possiamo anche mettere in conto. Anche questi sono pronti per essere raccolti, però ci hanno messo molto più tempo e ho faticato non poco. Questa balletta che ho fatto il primo raccolto invece non ha più emesso nulla, quindi dai, su 4 ballette ho avuto 3 raccolti. Qui conto di farne almeno 2 perché la vedo molto vigorosa. Questa ancora niente, non lo so se verrà fuori qualcosa da qui. Bene, è tutto per questo video. Se avete la possibilità, acquistate le ballette a 5 euro, quelle dell'Eurospin, perché sono le migliori, oppure se le volete pagare di più ma da venditori qualificati e certificati, solo così potete riavere un piccolo ritorno nell'investimento. Poi il gusto è insuperabile, ovviamente una volta che si raccolgono e si mangiano hanno un gusto che è eccezionale. È tutto per questo video, mi spiace c'è un po' di vento, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, buona giornata a tutti voi.